Amici di Robe Mie, buongiorno, siamo a fine giugno e in questo momento mi trovo al sud dell'isola di Gran Canaria. Come potete vedere dietro di me c'è l'Oceano Atlantico e oggi l'escursione sarà all'arco del Coronadero attraverso il barranco del Beriel all'andata e, se ci riesco a scendere, perché la discesa è un po' complicata, il ritorno lo farò attraverso il barranco Ondo. E ci vediamo dopo, vediamo cosa riesco a fare oggi. Ciao! Allora, là in fondo c'è San Agustín, in lontananza si vedono le dune di Maspalomas. Questo è il barranco del Beriel con la presa e lassù c'è il sentiero che va all'arco del Coronadero. Questo qui vicino è un canale d'acqua e poi qui c'è una cosa curiosa, c'è un tunnel, un traliccio dell'alta tensione, come potete vedere c'è il cavo rotto. Chissà se c'è la corrente, io non voglio neanche provare ad avvicinarmi perché può essere molto pericoloso. Io sono tra due barranchi, questo qui alla mia destra è il barranco Ondo, vedete che è effettivamente molto profondo, là ci sono delle caverne, là in fondo la salita all'arco del Coronadero e da questa parte abbiamo invece il barranco del Beriel, che in questo punto già altrettanto profondo. Bene, eccomi giunto all'arco del Coronadero, mi trovo in questo momento tra i due archi perché effettivamente qui a sinistra c'è l'arco inferiore e questo è l'arco superiore, guardate che favola, una cosa, devo stare attento dove metto i piedi perché potrei cadere, guardate che meraviglia. Questo è l'arco del Coronadero e questo è tutto quello che c'è intorno all'arco del Coronadero, vedete? Thank you.
ecco qua i due archi, uno sopra l'altro, questo è l'inferiore e questa è la vista che si ha sul barranco Ondo, impressionante, dall'arco del Coronadero.